Buongiorno Laura Pasquini. Buongiorno a voi. E benvenuta, benvenuta davvero qui nel posto delle parole per raccontare di un libro molto particolare, perché ci dà una prospettiva di questo signore che si chiama Dante, Dante Alighieri, una prospettiva sicuramente molto diversa rispetto a quello che noi possiamo pensare. Dante, la Divina Commedia e le arti figurative. Il titolo del libro è Pigliare occhi per aver la mente, pubblicato da Carocci. Leggo nel risvolto di copertina che Laura Pasquini è storica dell'arte all'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, interessata agli esiti iconologici della produzione artistica di epoca tardo-antica e medioevale, ha affrontato in varie pubblicazioni studi attinenti all'archeologia cristiana, riservando particolare attenzione alla iconografia dantesca, alle immagini del diavolo e dell'aldilà nel Medioevo, oltre che alla rappresentazione figurata della sua città. Ora, da che cosa deriva, Laura Pasquini, questa sua attenzione verso l'iconografia dantesca? Beh, io credo che oltre a considerare come la commedia è stata figurata, descritta, illustrata, sia importante, ed è questo il punto di vista che propongo nel mio libro, considerare che cosa Dante ha visto. Gli uomini del Medioevo vivevano in un contesto in cui tantissimo del pensiero politico, culturale, sociale e religioso era descritto attraverso le immagini, e quindi, essendo Dante un uomo del Medioevo, noi dobbiamo considerare il fatto che per lui le immagini erano importantissime, e quindi non solo dobbiamo considerare le fonti letterarie che sono all'origine, alla base ed ispirazione alla commedia, ma dobbiamo considerare anche le immagini come delle fonti figurative. Dante usa delle figure per rappresentarci l'oltremondo. E queste figure spesso hanno come fonte le immagini che lui vedeva dipinte negli edifici di culto, scolpite nella grande scultura di fine 200, inizio 300, lui ha probabilmente visto affreschi di Giotto, e ha visto i mosaici di Ravenna, ha visto i mosaici del Battistero di Firenze. Queste immagini lo hanno di certo aiutato a concepire le sue immagini poetiche, poi superate da una poesia sublime, però certamente noi dobbiamo considerare anche questo punto di vista, che di norma viene trascurato, perché noi conosciamo le immagini, le miniature trecentesche, quattrocentesche della commedia, conosciamo le figurazioni di Botticelli rispetto al testo dantesco, non difficilmente consideriamo che cosa Dante ha potuto vedere. Io ho cercato di indicare questo cammino. Lei diceva poco fa, Laura Pasquini, punto di vista, e vorrei ricordare agli ascoltatori, prossimi lettori di questo libro, Pigliare occhi per aver la mente, che la definizione punto di vista è importantissima nella lettura di questo libro, a cominciare dal punto di vista sull'immagine di copertina, dove vediamo di spalle due uomini, uno è Dante e l'altro Virgilio, che sono di fronte al bassorilievo dell'Annunciazione. Già qui è un pigliare occhi per aver la mente, Laura Pasquini. Pigliare occhi per aver la mente è un verso del 27° del Paradiso, in cui Dante ci dice esattamente qual era la funzione dell'arte del Medioevo, che era quella di catturare lo sguardo per poi arrivare alla mente. Le immagini non erano soltanto quella che di norma si definisce la Bibbia pauperum, cioè la Bibbia dei poveri, un compendio di immagini per quelli che non sapevano leggere le sacre scritture, che erano tanti ovviamente. E le immagini erano qualcosa di più. Le immagini costringevano alla meditazione, costringevano alla preghiera, quindi inducevano una crescita interiore, che è quella a cui fa riferimento questo verso. Prendere gli occhi, sì certo,
tu guardi un'immagine e ne rimani estasiato, ma soprattutto quell'immagine deve costringerti a meditare, e le immagini poetiche che Dante ci propone lungo la commedia devono costringere il lettore a una crescita interiore, che è quella poi che Dante propone partendo dall'inferno, procedendo lungo il purgatorio e arrivando addirittura alla visione di Dio nel paradiso. Lei cita San Tommaso d'Aquino proprio a proposito della Bibbia dei poveri, e Tommaso d'Aquino ci pone tre punti di vista. Io vorrei soffermarmi sul terzo, cioè quello delle emozioni, che sono, leggo, più efficacemente sollecitate da ciò che si vede piuttosto da quello che si sente. Quindi se prendiamo per vero questo che ha scritto Tommaso d'Aquino, quanto le immagini hanno suscitato emozioni, hanno sollecitato lo spirito creativo nel pensiero, nella mente, nel cuore di Dante? Tantissimo. Tommaso, lo sappiamo, era un punto di riferimento cruciale per la poetica dantesca, e evidentemente questo accenno di Tommaso, che appunto dice non servono solo per quelli che non sanno scrivere, ma devono suscitare emozioni, questo è il punto cruciale del libro in realtà. È proprio perché le immagini suscitano emozioni che sono così importanti, ed è proprio perché inducono una crescita interiore, una meditazione costante, che noi le possiamo considerare come fonti della commedia e nello stesso tempo come creazioni della commedia, perché Dante ci parla per immagini. Noi quando leggiamo il testo dantesco immaginiamo delle figure terribili nell'inferno, più tangibili nel purgatorio ed estatiche nel paradiso, ma noi immaginiamo delle figure, abbiamo in mente delle immagini, e queste immagini sono cruciali perché sono quelle che ci emozionano, che emozionavano l'uomo del Medioevo e che Dante, uomo del Medioevo, usa e che ancora ci emozionano. È per questo che la Divina Commedia è eterna. Il viaggio che lei, Laura Pasquini, ci propone all'interno della creatività dantesca attraversa la Divina Commedia, l'attraversa con tre verbi: patire, sentire e figurare. E l'ultimo, figurare, è quello a cui tendere, però prima dobbiamo coniugare il verbo patire e poi il verbo sentire per arrivare a figurare. Quindi prima che io mi figuri c'è una sedimentazione, c'è un tormento per arrivare all'estasi, come direbbe qualcun altro. Certamente la commedia è un percorso, e quindi in questo percorso bisogna prima prendere la consapevolezza dei propri peccati, del proprio dolore, delle proprie mancanze, delle profonde, dei vuoti profondi nella nostra vita. Questo è il percorso proprio indicato da Dante, ma che dovrebbe essere quello di ciascuno. Il purgatorio è il momento della concretezza, tentativo dell'essere umano anche di risolvere, di migliorare, di crescere, ed è un e le immagini qui sono di grande concretezza, legate alla terra, c'è di nuovo il senso del terreno, e poi c'è la crescita superiore, quella che non tutti sono in grado di fare, quella verso la quale tutti dobbiamo tendere, ma cui è molto difficile arrivare. D'altra parte i beati nell'Empireo sono poi personaggi di altissimo lignaggio, quelli indicati da Dante. Non molti possono arrivare sino a quelle altezze. Noi abbiamo parlato, Laura Pasquini, dell'aspetto religioso delle immagini, ma vorrei toccare un altro aspetto anche molto importante, cioè a dire quello del messaggio politico delle immagini. Il messaggio politico è soprattutto, lo troviamo poi manifestato da certi personaggi che nel corso della commedia, soprattutto nei canti sesti,
delle cantiche, passano a Dante una forte presa di posizione rispetto a Firenze, poi all'Italia nel Purgatorio e un discorso ecumenico sull'impero nel Paradiso. È un discorso politico che si avvale anche in questo caso di rappresentazioni figurate. Anche nel Medioevo erano molto rilevanti anche le immagini politiche, c'erano pitture infamanti in cui venivano denunciati i misfatti dei politicanti delle varie città, c'erano rappresentazioni precise anche delle pene che venivano comminate a coloro che si opponevano alla giustizia. Per dire, Dante come Giotto usano la fustigazione delle anime che veniva attuata nei confronti, per dire, delle prostitute, dei loro lenoni. Giotto le rappresenta in questa maniera e lo fa anche Dante. Quindi esistevano anche immagini politiche che Dante ha di cui Dante ha potuto usufruire e che erano manifesti di messaggi precisi. Adesso andiamo insieme con Laura Pasquini a incontrare, oltre che le parole, anche quello a cui facevamo riferimento poco fa, citando Tommaso d'Aquino, suscitare emozione attraverso le opere d'arte. Quindi lei ci farà vedere con parole sue alcune di queste opere che Dante ha visto e delle quali forse è rimasto colpito, sicuramente alcune lo hanno colpito maggiormente. E quali sono quelle che lo hanno veramente toccato dentro? Beh, facciamo tre esempi per le tre cantiche. Nell'Inferno un ruolo rilevantissimo ha avuto il mosaico del Battistero di Firenze, quell'inferno spaventoso realizzato da Coppo di Marcovaldo nella seconda metà del 200, che ancora impressiona con quel diavolo che in realtà ha tre bocche e divora tre dannati come il Lucifero dantesco. Un mosaico impressionante, pieno di serpenti che Dante usa nelle bolte dei ladri, pieno di mutazioni tra essere umano e serpe, anche queste usate nei canti dei ladri. È un mosaico che sicuramente, tant'è che Dante lo cita, il Battistero di San Giovanni è il bel San Giovanni, no? Di 19-17 nell'Inferno. Quindi sono immagini che certamente si erano stampate nella memoria di Dante, che le vide poi anche da ragazzo, quindi quando certe immagini rimangono ancora più impresse. Per il Purgatorio credo che abbia avuto una grande rilevanza la scultura dei Pisano, soprattutto quella di Giovanni Pisano, che dovette servire al poeta come spunto per quelle sculture che nel canti decimo e undicesimo del Purgatorio vengono descritte nella prima cornice del Purgatorio, sculture che Dante dice essere state fatte da Dio, quindi che superavano ogni altra forma d'arte, ma che nella descrizione dantesca mostrano le caratteristiche proprio della scultura dei Pisano, che si riappropriava dello spazio, della corposità delle figure, delle relazioni fra le figure, fra i protagonisti dei rilievi, che fino a quel momento erano state accantonate rispetto a una fissità ancora bizantina. Per il Paradiso io credo si debba andare a Ravenna e a quei mosaici che sono ancora oggi unici al mondo, perché dobbiamo considerare che i mosaici bizantini della Siria, di Costantinopoli, del vicino Oriente sono andati quasi tutti distrutti. Quando si studia l'arte bizantina bisogna studiare Ravenna, e Dante a Ravenna ha vissuto negli ultimi anni della vita, ma vi era andato anche in precedenza, come dice Flavio Biondo, per alcune visite, proprio qua, forse come turista nel 1303, nel 1310, quindi
era sicuramente a conoscenza di quel ricchissimo patrimonio di mosaici meravigliosi di V, VI secolo che ancora oggi ci stupiscono e che conservano quella che è la caratteristica fondamentale dell'arte bizantina, cioè quella di essere estremamente evocativa, profondamente simbolica. E Dante nel Paradiso deve descrivere l'indescrivibile, non poteva usare un'arte naturalistica, aveva bisogno di un'arte evocativa, e i mosaici di Ravenna sono proprio l'esempio lampante di questo tipo di rappresentazione. Ricordiamo che Ravenna è stato anche l'ultimo rifugio del poeta Dante Alighieri, dove finalmente ha potuto ritrovare anche un certo ambiente familiare. Lì era di nuovo attorniato dai figli, una certa serenità, perché Guido Novello da Polenta lo aveva ospitato, ma non gli aveva dato incarichi troppo rilevanti, quindi la vita politica di Dante a Ravenna è molto edulcorata. Anche Guido Novello, letterato a sua volta, voleva che Dante finisse la commedia e aveva creato attorno a lui un ambiente favorevole proprio per la concentrazione del poeta, che a Ravenna aveva trovato un rifugio accogliente, finalmente pacifico. Spostiamoci di poco geograficamente, Laura Pasquini, per Dante. Spostiamoci in luoghi che non sono così conosciutissimi per quanto riguarda la presenza di Dante, no? Del suo rapporto con l'arte, ad esempio Verona, ma in particolare Padova. La Cappella degli Scrovegni ha rappresentato sicuramente un punto importante. Certo, purtroppo quando si segue il peregrinare di Dante non si è molto aiutati dai documenti. Io infatti metodologicamente propongo sempre una certa prudenza, non si può mettere Dante dove non siamo certi che sia stato. È plausibile che Dante negli anni tra il 1303 e il 1306 sia stato ospite di Gherardo da Camino a Treviso, forse anche più di una volta, e in queste occasioni è possibile, non ne abbiamo la certezza, che sia stato anche a Padova e a Venezia. E a tutti piacerebbe che avesse incontrato a Padova Giotto mentre dipingeva la controfacciata della Cappella degli Scrovegni, con quel meraviglioso Giudizio Universale e uno stupefacente Inferno. Ecco, dobbiamo sperare che questi due geni del 300 si siano incontrati magari proprio in quel luogo e che abbiano discusso del rispettivo modo di descrivere l'aldilà, che si siano magari addirittura confrontati su certi elementi che l'uno o l'altro avrebbero scelto per questo intento. Non ne abbiamo la certezza, abbiamo questo desiderio. Certo, i due inferni descritti da Giotto e da Dante differiscono per certi particolari, per esempio Lucifero dantesco è immerso a mezzo busto nella ghiaccia, noi non ne vediamo la parte inferiore sotto il ventre. Diversamente il Lucifero giottesco viene rappresentato anche con quella scena atroce della defecazione delle anime che Giotto desume da alcuni testi profetici del tempo, per esempio da visionari del tempo come la visione di Tundalo, per esempio. Quindi fanno scelte differenti, hanno elementi comuni come appunto la punizione dei ruffiani e dei seduttori in Dante, che coincide con la punizione che Giotto attribuisce a un personaggio che sembra sollecitare le attenzioni di una donna e viene fustigato e tiene al collo un sacchetto. Anche il sacchetto al collo, che è degli avari, viene recuperato in Dante, quindi ci sono degli elementi comuni. Certamente questi due geni
avevano la capacità di non dipendere da nessuno, di prendere ispirazione, ma di superare entrambi con la propria arte ogni tipo di sollecitazione. Certo che Padova è un luogo importante che va citato, perché è possibile che Dante a Padova sia stato veramente. E lei comincia il viaggio nel patimento dell'inferno facendoci trovare, anche se non è certo che Dante sia stato a Venezia, non ci sono documenti, se non ricordo male, lei ci fa vedere Santa Maria Assunta a Torcello. Ecco, c'è un'immagine molto bella e non molto chiara, ma è bellissima questa mancanza di chiarezza, perché dà un senso ancora più particolare di questo patimento infernale che Dante ci racconta. Il giudizio universale, cioè, se Dante è stato, come presupponiamo, anche a Venezia e a Torcello, non può non essere entrato nella Basilica di Santa Maria Assunta e non può non aver visto questo giudizio universale stupefacente, che è ancora del secolo XI. Se l'ha visto, può aver tratto alcune ispirazioni rilevanti, perché per esempio ci sono personaggi che si mordono le mani, come per esempio lo stesso Conte Ugolino, no? Che si morde le mani per il dolore. C'è un fiume di fuoco dove dentro dove vengono punzecchiate le anime dei dannati, e lui recupera il fiume di fuoco nel Flegetonte. Ci sono due che si trovano a patire la stessa pena dentro alla stessa fiamma, come Ulisse e Diomede nel 26esimo dell'Inferno, e ci sono corpi sventrati percorsi da vermi, come Dante, immagini che Dante insomma recupera nel suo Inferno. E se è stato dentro questa basilica può certamente aver colto delle sollecitazioni. Quello che è importante è il fatto che Dante non copia le immagini, non le mette in bello stile, lui le usa propriamente come fonti, cioè ne coglie l'ispirazione e supera questa ispirazione con una poesia sublime che lo ha reso eterno. Poco fa lei, Laura Pasquini, ha citato la visione di Tundal. Sì. Dante si è, per così dire, abbeverato a questa straordinaria visione, questo testo visionario del XII secolo? Beh, probabilmente sì. Per esempio Tundal descrive, ecco, tornando al Lucifero dantesco, un enorme diavolo che si trova, che divora le anime sul fiume di ghiaccio. Ecco, quella potrebbe essere per esempio un'ispirazione colta da questo testo, che ebbe grande successo nel Medioevo, era un bestseller, quindi è chiaro che Dante a questi libri, a questi testi poteva accedere, lui non era come il popolo indotto che aveva bisogno solo delle immagini, lui aveva a disposizione anche alcuni testi. Certamente le visioni infernali prodotte e proposte da Tundal furono possono essere considerate tra le fonti cui Dante si poté ispirare, tra le fonti testuali cui Dante si poté ispirare, insieme alla Visio Pauli, a tante altre testi visionari che erano diffusi al tempo, noti ai letterati, e certamente chi si accingeva a descrivere l'oltretomba non poteva non tenere conto di questi precedenti testuali che andavano visti, come quando noi decidiamo di scrivere un libro, non possiamo non tener conto di chi prima di noi si è occupato dello stesso argomento. E adesso con Laura Pasquini cerchiamo, se possibile, di vedere un'immagine attraverso i versi che lei sceglie dalla Divina Commedia, i versi che tra l'altro compaiono anche in questo libro pubblicato da Carocci, libro intitolato Pigliare occhi per aver la mente, Dante, la commedia e le arti figurative. A quali versi lei si vuole dedicare nella lettura adesso, Laura Pasquini?
Guardi, proprio per risolvere il problema Venezia-Torcello, credo siano importanti, questo è un nodo, no? Un po' un vulnus, quello di non riuscire a porre Dante in questo luogo. E invece ci sono questi versi che ci avvicinano Dante a Venezia e in qualche maniera ci fanno sentire la presenza dell'uomo in quel luogo, perché soltanto chi l'ha visto, chi ha potuto sentire gli odori, ascoltare i rumori, potrebbe comporre versi di questo genere. E adesso ve li leggo. Prego. Quale nell'altanà dei viniziani bolle l'inverno, la tenace pece, e a rimpalmare i legni lor non sani, che navigar non ponno in quella vece, chi fa suo legno nuovo e chi ristoppa le coste a quel che più viaggi fece. Chi ribatte da proda, chi da poppa, altri fa remi e altri volge sarte, chi terza ruolo e artimon rintoppa, tal, non per fuoco ma per divinarte, bollia laggiuso una pegola spessa che inviscava la ripa d'ogni parte. Dante sta descrivendo nel ventunesimo dell'inferno la situazione orrenda dei barattieri impelagati nella pece bollente. Ecco, prima descrive un'immagine dell'arsenale veneziano che lui usa a confronto per la bolgia dei barattieri. Ecco, io credo che soltanto davanti a quelle immagini, per averle viste, per averle sentite nel profondo, soltanto in quel modo si potrebbe arrivare a descrivere con questi versi così veri un luogo. E allora io credo che questa sia, che proprio i versi di Dante siano la prova della presenza del poeta in certi luoghi. Questo è un esempio, ma poi ve ne sono altri. Tra l'altro questi versi sono apposti, se ben ricordo, all'entrata dell'arsenale, per l'appunto, a Venezia. Sì, certamente. Vicino al grande portone d'ingresso. Tra l'altro, certamente. Laura Pasquini, so che si va a tentoni e si entra nella leggenda, ma a volte entrando nella leggenda poi, scavandosi, entra anche nella realtà storica. Quanto, sì, secondo lei, la visita che Dante avrebbe fatto a Venezia in quanto era ambasciatore, no, di, spero di non sbagliarmi, di Guido da Polenta, no? E quindi lui andando a Venezia, poi tornando, si dice che fu anche quella la causa della sua morte, perché tornando nelle valli di Comacchio, lui ha contratto poi la malattia, la malaria. Lui si ammalò tornando da Venezia. L'ambasceria non credo dovette essere così impegnativa. I compiti che Guido Novello affidava a Dante erano non così pesanti come quelli che, per esempio, ebbe ad affrontare come nella sua vita politica fiorentina. Erano più lievi. Certamente attraversare le valli malariche non fu un bene. Io però non credo che Dante abbia visitato Venezia soltanto in quell'occasione, forse anzi in quella non ne ebbe troppo tempo. Credo che le sue visite veneziane risalgano invece agli anni, appunto, del primo esilio, quando si trovò a Treviso presso la corte invece di insomma nella corte trevigiana, e da lì si sposta da Gherardo da Camino, e da lì che si spostasse nelle città vicine. Certamente insomma l'ultimo viaggio veneziano fu la causa della sua morte, contrasse la malaria e poi tornato a Ravenna morì, e a Ravenna rimane, perché è giusto che a Ravenna rimanga, perché è il luogo che lo ha accolto, è il suo ultimo rifugio ed è giusto che abbia le sue spoglie.
Laura Pasquini, parliamo un po' di lei adesso. Come si è avvicinata al fascino della parola di Dante? Qui è un po' dura risponderle, ma... Ma perché mai? Perché mio padre, Emilio Pasquini, che da poco mi ha lasciato, era un dantista. Era professore di letteratura italiana presso la nostra Università di Bologna e da bambina io sentivo recitare la commedia. Da bambina mi raccontava favole che avevano come protagonisti due personaggi che eravamo in realtà io e mio fratello. Questi personaggi in realtà erano le favole che papà ci raccontava la sera. Questi due personaggi in realtà affrontavano gli stessi perigli di Dante nella commedia. Io pensavo improvvisasse, in realtà da adulta ho capito che quella era un racconto per bambini della commedia. Quindi l'amore per Dante mi è stato certamente passato da lui. L'amore e la passione per la ricerca mi sono state sicuramente passate da lui. È il regalo più grande che mi ha lasciato. Ma da piccola, quando suo padre le raccontava delle storie, le raccontava sicuramente anche della Divina Commedia. E quali erano i versi che più lei ascoltava da suo padre? Ma lui in realtà proclamava un po' sempre la commedia. Sicuramente l'inferno era, perché l'inferno è più fascinoso per i bambini, l'inferno era certamente quello prediletto. Ugolino, la storia di Ugolino, quella ce la raccontava spesso. Paolo e Francesca, quel vento che li trascinava, il grande amore, il tradimento, quelle erano le favole e quelli erano i versi, perché poi lui proprio li usava e declamava, ed era, devo dire, molto affascinante, no? Per un bambino queste erano le storie più affascinanti. Laura Pasquini, prima di salutarci, invece, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Non si vede nulla di Arasse. Arasse è stato un grande storico dell'arte che anche lui ci ha lasciato molto presto. È un libro che insegna a leggere le immagini senza avere dei preconcetti, senza mettere davanti delle interpretazioni che poi ci falsano la nostra percezione del dipinto, della scultura, di quello che è. Ecco, bisogna imparare a guardare l'opera d'arte senza troppe sovrastrutture, senza troppe parole che ne precedano l'apprezzamento, perché noi non siamo così insensibili, noi non abbiamo bisogno di essere sempre imboccati, possiamo anche entrare in una mostra a guardare i dipinti senza dover necessariamente aver studiato prima. Ecco, questo per tutti. Quindi si torna in pratica, mi scusi se la interrompo, si torna in pratica alle parole di Tommaso d'Aquino. Certo. Quello consiglio, questo libro, un librettino piccolo ma che dice tantissimo e che aiuta proprio a sentire le emozioni senza necessariamente avere tutto un sostrato di dati, racconti, interpretazioni, storiografia, critica d'arte. Tutto ciò ogni tanto eliminiamolo e cerchiamo di metterci davanti alle immagini cercando di percepire quello che l'artista ci ha voluto dire, quello che può essere diverso tra me, lei e un altro. Non è nemmeno necessario che tutti si senta la stessa cosa. E meno male, perché la domanda... Perché l'omologazione anche della percezione dell'arte non è necessaria. Io davanti a un quadro di Caravaggio posso sentire cose che lei non sente.
viceversa, davanti a un'opera di Morandi potrei non sentire nulla. Per lungo tempo io non ho sentito nulla, un giorno ho sentito. L'arte è così, bisogna cercare di percepirla senza troppe sovrastrutture. E invece perché da parte nostra c'è questa pretesa di comprendere a tutti i costi e comunque di appropriarsi dell'opera d'arte, no? Secondo lei perché? Beh, questa è una stortura della critica d'arte esasperata, cioè del voler comprendere anche cose che magari un artista non aveva nessuna intenzione di dire. Questo è purtroppo è il lavoro che facciamo noi su tutto, no? Su critica letteraria, critica d'arte. Già il nome critica messo davanti non è carino, no? Ogni tanto bisognerebbe cercare di prendere le cose così come ci sono state date, senza cercare di capire tutto. E questo libro capire se non hai capito già, diceva Guccini. Diceva Guccini, bella citazione. E questo libro di Daniela Ras, Non si vede niente, pubblicato da Einaudi, ci porta anche ad entrare nello sguardo di Dante, no? Nello sguardo di Dante che lei ci ha raccontato in questo suo saggio pubblicato da Carocci, Pigliare occhi per aver la mente, Dante, la commedia e le arti figurative. Intanto grazie Laura Pasquini, grazie davvero per il tempo che ci ha dedicato. Grazie a lei, grazie molto a tutti.